guardato la gente danzare, non sono mai stato personalmente un ballerino, perché la mia generazione ha sformato soprattutto ballerini con velleità di dragueur, e quindi ballavamo più che altro il lento. Però ogni tanto comparivano dei ballerini coreografici, ballerini spettacolari, da jitterbug, da boogie. Io ho appunto ambientato la canzone Boogie in un non ben precisato luogo di dancing nero americano dell'epoca che mi piace, tra gli anni 20 e gli anni 30. Ho cercato di definire tutti i partecipanti a questa kermesse, dai ballerini stessi, maschio e femmina, usando un po' tutti i sensi, compreso l'olfatto. Ho cercato di definire anche personaggi che sono nel luogo e in qualche modo partecipano a questo ritmo generale, prima di tutto l'orchestra, che si muove e poi che è sempre presente nei momenti di pausa, si fa sentire, e poi non so, la cassiera che mastica le caramelle che io ho battezzato alla Scane, secondo certi neologismi che mi piacciono ogni tanto inventare. Persone invece anche che sono lì presenti ma che non fanno niente, sono degli spettatori e che comunque assorbono completamente il senso, il gusto e l'atmosfera del luogo, degli avvenimenti che succedono in questo posto. E poi c'è un personaggio che non fa niente, che ha il ruolo di osservatore. Questo mi è abbastanza caro, questo tipo di individuo, e l'ho usato forse anche in altre mie canzoni, proprio per intanto non entrare mai io personalmente nella vicenda raccontata, ma crearmi una specie di osservatore, di scout, di esploratore di quello che succede. Dancing è una canzone che fa pandan con la canzone Boogie, perché anche in questo caso tutto è ambientato in una sala da ballo, anche qui non ben precisato il luogo, ma direi senz'altro sudamericano. Ballerini di tango e ballerini di rumba. E qui mi è venuta poi nel finale una discreta trovata di cui sono un pizzico fiero, che è la frase che dice che la rumba sia soltanto un'allegria del tango. Anche perché poi da esperto di ritmi si potrebbe anche dire che si tratta effettivamente dello stesso ritmo presentato in una forma più brillante. Sostanzialmente questi sono due ballerini di rumba, uomo e donna, i quali si accorgono che durante le loro evoluzioni, i movimenti che fanno, che hanno sempre, come un po' in tutte le danze di tipo sudamericano, qualche cosa di rituale, qualche cosa anche di emblematico, si accorgono che stanno mimando dei passaggi e degli stati d'animo della loro esistenza umana. C'è da parte dell'uomo che racconta un senso di solitudine che
si riflette in movimenti quasi di devozione verso la sua partner, movimenti che sono degli inchini, sono delle esitazioni, sono degli abbandoni, perché ogni tanto questi ballerini stanno avvinghiati, in altri momenti si allacciano, in altri momenti si slacciano. C'è questo senso di ripercorrere attraverso una danza un po' tutta una vita o un'avventura sentimentale, magari prima non capita soltanto in quel momento, che è un momento in parte concreto, ma anche un momento molto astratto, in cui il sogno fa la sua apparizione continuamente. Sudamerica, Sudamerica, Sudamerica. Ah, Sudamerica, Sudamerica, Sudamerica. E i ballerini aspettano su una gamba l'ultima carità di un'altra rumba. Allora, Sudamerica. Intanto io vorrei dire che nonostante il fatto che le mie preferenze in fatto di musica siano più che altro nordamericane, tuttavia io ho cercato di avvicinarmi quanto più potessi alle possibilità ritmiche della musica sudamericana, perché dovendo sempre fare i conti con la lingua italiana, che ha delle costrizioni di tipo metrico, soprattutto sul versante ritmico, e che si scontra in certi casi in modo molto duro con le cadenze musicali di tipo diciamo celtico, insomma inglesi o americane, invece con la musica latina hanno più punti di contatto le parole italiane, metricamente parlando, e quindi riesco a domare meglio le parole sui piedi e le cadenze della musica. Questo non toglie che poi, avvicinandomi alla musica sudamericana, anche un po' per i motivi che ho detto, tuttavia io non ne abbia raccolto il fascino e il senso di avventura che l'ambiente sudamericano continuamente può offrire. Non ho potuto dimenticare in questa canzone alcuni contrasti che nel paesaggio metropolitano di una città sudamericana si possono rilevare, e che sono fatti di cose come i grattacieli, magari molto, molto nuove, ma contemporaneamente di cose molto antiche, di atteggiamenti rituali, tribali e soprattutto anche di presenze di etnie che vengono da altri luoghi lontani. Io non ho potuto assolutamente esimermi dal far comparire anche un emigrato italiano, sappiamo soprattutto in Argentina quanti genovesi ci sono stati, e quindi a un certo punto mi è venuto fuori uno dei miei idoli di football, che era Schiaffino, grande genio del calcio moderno, che era di origine ligure, di origine genovese. Poi non ho potuto dimenticare le esagerazioni tipiche dei sudamericani, capaci di offrirti un discorsetto sopra un semplice incidente di tamponamento di due macchine in un posteggio, come se fosse una questione dei massimi sistemi, così come contemporaneamente
Parlandoti di Dio si limitano a fare un gesto che ti indica l'immensità attraversata da un aeroplano. Ecco, questo è sostanzialmente Sud America, che vede poi confluire tutto il suo succo nel ballo, ancora una volta, nel ballo di due ballerini che, altra mia piccola buttade, aspettano su una gamba l'ultima carità di un'altra rumba. Vittori della domenica. Come dicevo prima, io veramente non sono mai stato un ballerino, ma ho osservato molto volentieri i ballerini e li ho anche molto invidiati. Credo di averli osservati con spirito forse più da pittore che da musicista, perché le movenze, sia quelle flessuose delle donne, sia quelle magari più rigide, però energiche degli uomini, sono stati sempre così visti dai miei occhi, col desiderio di carpirli e di trasferirli magari in un disegno, in un quadro. Il treno va, scomparirà sulle sue ruote rotonde, dietro alle nuvole bionde. Vedete, io che sostanzialmente sarei stato una persona dedita alla pigrizia, e so benissimo che non mi sarei mosso da casa mia per fare il turista. Ho finito per accettare, e questo anche molto volentieri, l'opportunità di girare il mondo, un po' obbligato dal mio mestiere, ma attraverso quest'obbligo anche spinto ed esortato a guardarmi intorno in giro per il mondo con l'alibi, ma neanche l'alibi, con la giustificazione verso me stesso di avere qualche cosa di vero da fare. Questo non mi ha fatto mai sentire un turista, e anche se le possibilità di vedere a fondo una città non le ho mai avute, ma mi ha insegnato anche l'arte, con pochi sguardi, di cercare di captare l'atmosfera e il colore di fondo di certi luoghi. E io poi, come viaggiatore, amo in certi casi addirittura toccare con le mani la terra. Mi piace sentire proprio la consistenza del terreno su cui poggi i piedi, anche il colore della terra. Questo me lo ricordo per esempio in Brasile, dove ho dedicato molto, proprio come i miei polpastrelli, al assaggiare la friabilità del terreno brasiliano. Così come vi posso anche dire che questa è così una stranezza, ho sempre considerato che quando attraversiamo dei luoghi che sono stati frequentati dagli Etruschi, ce ne accorgiamo. Qualcosa nelle luci del cielo, nel colore dell'aria, nel fondo delle tinte del terreno, ci dice che sono passati loro. E questa strana sensazione che mi può prendere tranquillamente in Toscana, in Umbria, a Talamone, dove effettivamente so che sono passati loro,
stranamente mi ha colto a San Francisco. Io, come ho visto San Francisco, che è una città molto particolare, probabilmente perché si trova su una falda anche vulcanica, non lo so, adesso non vorrei dire delle imprecisioni, però mi ha dato la netta sensazione di essere in una città etrusca. Un pianoforte a coda lunga, nero. Allora, Acquaplano è intanto una canzone che contiene un'indagine, e cioè un'indagine fatta a bordo di un piccolo aeroplano sulla baia di quella che io, con mio pudore, ho chiamato in italiano il fiume di Gennaio, che è poi la traduzione di Rio de Janeiro. Perché Rio de Janeiro, quando è stata scoperta, si pensava che fosse sulla baia di un fiume, ed è in gennaio che è stata scoperta Rio de Janeiro. E quindi questa indagine è condotta da un personaggio che non sono certo io, anche se è trattato in prima persona la canzone, che si accorge che sull'acqua, e prega il pilota di scendere per verificare meglio, si accorge che sull'acqua sta oscillando un grande pianoforte coda, e si domanda perché, e comincia a fare delle supposizioni, e sono supposizioni di tipo sentimentale, perché immagina che con una forza erculea data dalla disperazione qualcuno abbia scagliato da una nave un pianoforte intorno al quale gambe di belle donne e sguardi di bella vita avevano prima fatto festa. Pesce veloce del Baltico, dice il menù che contorno ha. Torta di mais e poi servono polenta e baccalà. Cucina povera e umile fatta di ingenuità. Caduta nel gorgo perfido della celebrità. Della celebrità. O pesce veloce del Baltico è una frase che io sentivo raccontare da mio nonno quando criticava il modo mellifluo e anche poco serio di tanti ristoranti di offrirti un piatto semplicissimo però ammantato di un titolo che ti facesse pensare a chissà che cosa. L'azione si svolge in un triste hotel sperduto nella pioggia dove sono rintanati in attesa di poterne uscire dei rappresentanti di commercio che sono in realtà degli incantatori, degli illusionisti, ma sono tutti uomini soli in questo luogo in cui non si comunica. C'è soltanto la presenza di una radio, e questo è perché, avendo io vissuto i tempi in cui la radio era la compagna in casa durante la cena, durante il dopocena, e non aveva assolutamente tutto lo sfarzo che ti può offrire invece un televisore, ma ti costringeva a guardare lei. Tu ascoltavi, immaginavi, sognavi, guardavi magari in faccia le altre persone che erano intorno a te, ma soprattutto i tuoi occhi continuavano a puntare quell'oggetto, la radio, che aveva delle forme in certi casi
quasi esotiche, quasi orientali. Io in questa canzone parlo apposta di una pagoda mongola come forma della radio. I whisper I love you, I whisper I love you. Certi capivano, jazz, l'argenteria spariva, ladri di stelle di jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Sotto le stelle del jazz è una canzone dedicata a, al come eravamo, cioè come eravamo noi, quattro gatti in Italia, appassionati di jazz, e stranamente ci somigliavamo, pur non avendo contatti tra una città e l'altra, ci somigliavamo tutti, ci ritrovavamo negli stessi gesti, negli stessi atteggiamenti, nelle stesse manie, nello stesso modo di vestirci. Avevamo naturalmente uno status così di matti che seguivano una musica che normalmente non piaceva, era diversissima da quella che veniva proposta magari dalla radio, dai dischi correnti. In quella canzone ho voluto ricordare questa grande notte di tempo passato sotto le stelle del jazz, sotto le stelle di questo grande sogno, di questa grande caccia fatta a questa musica, una caccia alla bellezza che forse solo noi intuivamo. Le donne odiavano il jazz, e qui l'enigmista che è chiuso in me mi ha fatto dire non si capisce il motivo, con un doppio senso. Però le nostre donne, che io ho chiamato con un nome emblematico, Marisa, perché era un bellissimo nome italiano che oggi non è più tanto di moda, ma che allora mi faceva sognare più di altri. Queste donne, tutto sommato, ci hanno sopportate con le nostre cravatte sbagliate, con il nostro spendere i soldi per comprarci uno strumento usando magari i cambiali per 2 anni. Questa è stata la nostra vita di cacciatori, di una bellezza, ripeto, che allora ci sembrava assoluta e forse rimane ancora in fondo al cuore come la preda più ambita che l'animo di qualcuno portato per la musica potesse inseguire. Lasciamo fare a questo albergo ormai così vicino, così accogliente, dove va a morire d'amore la gente. Ho sentito Parigi, il titolo è Parigi, semplicisticamente Parigi, nient'altro che Parigi, perché io normalmente do i titoli alla fine delle canzoni, perché non ho mai voglia di darmi un argomento prima. Le mie parole nascono intanto sulla traccia di una musica e poi vengono piano piano, quando 3-4 parole tra di loro cominciano a formare un'idea e danno un senso di una piccola storia. In questo caso protagonista è ancora una volta la pioggia. Ci sono due amanti che si incontrano e rapidamente finiscono in un piccolo hotel complice, e tutto si raccoglie nella frase intorno è soltanto pioggia, pioggia, pioggia e Francia.
A questo proposito, potrei dirvi che mentre a me italiano è piaciuta questa frase quando l'ho scritta, mi suonava bene, ma perché? Perché Francia è per me italiano comunque l'estero. Quando ho avuto occasione di soffermarmi sulla possibilità di una traduzione in francese di questa canzone, perché un francese la cantasse, mi sono accorto che gli dava fastidio. Per lui, francese, dire intorno è pioggia, pioggia, pioggia Francia. Così come a me avrebbe dato fastidio dire pioggia, pioggia Italia. E ho provato allora a dire a questo traduttore, ma se vi dicessi intorno è pioggia, pioggia e Olanda, dice sì, sì, va benissimo. Blue tango fly. Parigi è la città ospitale per eccellenza per gli artisti, perché non c'è stato artista che non abbia fatto un pellegrinaggio a Parigi. Là si raccolgono un po' tutte le idee, là c'è la capacità di sentirsi figli di una identica divinità artistica. Parigi, come dire, ha fatto vivere tanti artisti, ha permesso a loro veramente di campare, adattandosi ai loro ritmi e offrendo un tipo di ospitalità che non è saggia, e non è magari neanche organizzatissima, ma è un tipo di ospitalità, come si direbbe oggi, a misura d'uomo, dove i sentimenti sono sempre tenuti in vita come una fiamma, voluti. E io per esempio ho avuto modo, ascoltando dei provini di cantanti, soprattutto donne, parigine, di fronte a canzoni d'amore che magari non avevano neanche dei testi importantissimi da un punto di vista poetico, ma che contenevano invece le solite da millenni parole che si dicono nell'amore, tuttavia in quei tre minuti la vivevano come una fiamma, come qualcosa di assoluto. C'è un senso del sentimentalismo inteso nella sua capacità proprio di far fiorire le storie, di far fiorire le divinità nascoste del pomeriggio, della notte o del mattino, che è tutto francese ed è una grande forza di Parigi. Mais demoiselle du temps jadis, dans les jardins qui frémissent, faites-lui écouter, je vous en prie, les tam-tams du paradis. Les tam-tams du paradis, devo spiegare, è una canzone che ho scritto apposta per uno spettacolo teatrale, che era uno spettacolo teatrale dedicato ai personaggi e alle storie di Ugo Pratt. Io ho avuto intanto la fortuna di conoscere Ugo Pratt, fortuna che è un privilegio perché pochissimi potevano incontrarlo, ed era un uomo di una simpatia assoluta. Di lui
che io ho sempre letto tra i cartoonisti o fumettisti, o come li vogliamo chiamare, disegnatori di bande dessinée, come il migliore in assoluto. Mi ha sempre interessato la sua grande capacità di riuscire con pochi tratti molto energici a mettere in chiaro subito l'etnia dei suoi personaggi. E più che le sue storie mi piacevano i nomi che lui dava ai suoi personaggi, perché sceglieva dei nomi, dei cognomi lontani nel tempo, collegabili con tranquillità tra l'Europa, l'Asia, l'Africa e il Portogallo, che erano già da soli capaci di dirti: quel personaggio combinerà questa cosa, quel personaggio ha questo destino, questo personaggio ha questa faccia, anche se lui poi la sapeva disegnare magnificamente bene. Trattando di Paradis, direi che è una canzone che ho scritto pensando che la cantasse, poi nel disco ho finito per cantarla io, ma pensando che la cantasse il personaggio di Bocca Dorata, che era questa specie di fata, antica madre senza età, brasiliana, che accoglieva ogni tanto Corto Maltese nelle sue peregrinazioni, nei suoi viaggi, e lo consigliava con frasi magari segrete. In questo caso è lei che parla di Corto Maltese, di questo ragazzo che ha fatto dei viaggi folgorato da miraggi e ha attraversato oceani ed è approdato a una specie di antico paradiso, che è quello che forse lui voleva scavarsi da grande spettatore di tutte le vicende, perché poi Corto Maltese nelle storie di Pratt non ha mai agito veramente, ha sempre osservato. Parlavamo prima di Parigi e per me è stata molto importante, perché il primo rapporto proprio con il pubblico straniero l'ho avuto a Parigi. Devo spiegare che tecnicamente il privilegio è quello di essere chiamati dai francesi, non di cercare di forzare la loro sensibilità per esibirsi nei loro teatri. Io ho avuto questo privilegio, cioè i francesi sono venuti a cercarmi, mi hanno offerto i primi tre spettacoli a Parigi al Teatro de la Ville, spettacoli che non dimenticherò mai, perché quando io sono entrato in scena pensavo che sarebbero state 50 persone, invece era tutto esaurito per tre giorni e perfino il tassista che mi ha accompagnato in teatro mi dice: buongiorno, mi sei con te. E io credevo che fosse quasi una gag preparata dalla città. In realtà avevano fatto un bel lavoro e io infatti li ho poi seguiti, cioè stando ligio alle loro regole ho fatto successivamente delle
tournée un po' per tutto il territorio francese, tournée che allora erano anche un po' scomode perché si viaggiava su pulmini un po' d'occasione, per strade secondarie, con la valigia in mano, ma è poi il mio destino. Poi adesso mi posso permettere magari alberghi migliori o viaggi meglio organizzati, ma sostanzialmente io ho sempre continuato a girare con la valigia in mano. E devo dire che il successo parigino e poi sul resto del territorio francese mi ha aperto improvvisamente tutte le porte dell'Europa, perché da lì, e questo significa che un successo parigino o francese rimane ancora una credenziale importante, quindi Parigi rimane una città dal punto di vista culturale riconosciuta. E quindi ho potuto andare in Germania, ho potuto andare in Olanda, dove ho avuto i successi più forti, e poi tutta l'Europa, compresa l'Inghilterra, che come ben si sa è un luogo molto difficile da conquistare, l'America, eccetera. E tutto è nato proprio dall'accoglienza che mi ha dato questa città. E mi ricordo che cominciavo proprio i primissimi spettacoli, cominciavo sempre con la canzone Hemingway, perché quasi mi piaceva, a me forestiero, far comparire in scena il fantasma di un altro forestiero, che nella canzone io avevo ambientato a Venezia, perché ero partito proprio nella mia modesta ispirazione, più che dal personaggio, dal luogo. Io volevo una canzone notturna, la musica era di gusto notturno, volevo un'ambientazione notturna molto particolare, mi è venuta l'idea di una Venezia di notte, e da Venezia è venuto fuori l'Harris Bar, e dall'Harris Bar è venuto fuori un barman che parla francese, perché per me è italiano, il barman per eccellenza non può che parlare francese, ed evoca un fantasma che è Hemingway. E quindi eravamo due fantasmi sullo stesso palcoscenico che ci presentavamo ai signori francesi.